Giovane Mufori, Giovane Mufori! Giovane! 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 Sono le 10:15 del 22 febbraio. Nel villaggio di Kibumba, a 3 km da Goma, città di 250.000 abitanti nella regione est della Repubblica Democratica del Congo, due auto del World Food Program vengono assaltate. Un gruppo di uomini armati inizia a sparare. Sulle due jeep ci sono 7 persone, di cui 3 italiane: l'ambasciatore in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e un funzionario del Programma Mondiale per il Cibo, Rocco Leone. Leone sarà l'unico dei 3 nostri connazionali a sopravvivere senza neanche essere ferito. Stando a quello che sappiamo, uno degli autisti, Mustafa Milambo, muore immediatamente. Attanasio e Iacovacci perderanno la vita in due momenti diversi. Il carabiniere durante una sparatoria con soldati e ranger governativi. L'ambasciatore Attanasio poco dopo sulla strada per l'ospedale di Goma. Questa vicenda, ancora una volta, riporta solo per qualche giorno l'Africa al centro del nostro mondo, da cui presumibilmente sparirà di nuovo e altrettanto in fretta. Ed è uno sbaglio, perché, come ci spiegheranno Franco Venturini e Francesco Battistini, è lì che si giocano partite di importanza decisiva per gli equilibri internazionali e anche per le nostre vite quotidiane. Poi Roberto Saviano ci parlerà di Emma Coronel, la moglie di Joaquín Guzmán, detto El Chapo, il più importante narcotrafficante del mondo. È stata arrestata lunedì, ma occhio alle apparenze. Io sono Tommaso Pellizzari e questo è Corriere Daily di mercoledì 23 febbraio, il podcast quotidiano che racconta persone, storie e luoghi con le parole dei giornalisti del Corriere della Sera. Franco Venturini, noi tendiamo sempre a parlare di Africa in generale, ma tu sei solito ricordare che, per capire di che cosa parliamo, dobbiamo ricordarci che di Africa ce n'è più di una. Le Afriche in realtà sono 5. Noi abbiamo l'Africa settentrionale, che io chiamerei l'Africa delle grandi delusioni, 10 anni dopo le primavere arabe. L'Africa dell'Algeria, della Libia, dell'Egitto, dove sappiamo bene che in Libia c'è una guerra momentaneamente sospesa, ma ormai della Libia si sono impossessati turchi e russi. In Egitto il governo del generale al-Sisi non ci è stato favorevole, non solo per il caso Regeni, ma anche per altre situazioni che ci vedono in una concorrenza sempre più forte. In Algeria, che è un nostro fornitore di gas come la Libia, in Algeria è accaduto qualcosa di bello, perché in fondo le dimostrazioni degli studenti hanno fatto cadere il governo, solo che ne è venuto su un altro, anche questo sotto tutela dei militari. Dunque c'è l'Africa del Nord che ci ha delusi. Subito sotto c'è l'Africa subsahariana, il cosiddetto Sahel. Nel Sahel, che viene sempre trascurato, invece accadono cose di grande importanza, perché lì esiste ancora Al-Qaeda, esistono ancora formazioni jihadiste e terroristiche, ed esistono anche interessi di vari paesi, in particolare della Francia, che non a caso ha una spedizione militare per tutelare l'uranio che le viene dal Niger, ma anche altrove, in particolare in Mali, anche in Chad. Questo Sahel è un territorio attraversato dalle carovane che poi sfociano in Libia e poi attraversano o tentano di attraversare il Mediterraneo, e naturalmente noi siamo, come sappiamo bene, in prima fila. Questa è un'Africa di transito, ma militarmente presidiata, anche con forze italiane e una forza europea in preparazione. E siamo così alla terza Africa, anche questa completamente diversa dalle altre, quella del Corno d'Africa. L'Etiopia, l'Eritrea, la Somalia,
che erano le zone del colonialismo italiano e che sembravano avviate a una qualche soluzione di stabilità. Invece purtroppo anche lì le illusioni sono cadute. L'Etiopia è di nuovo in guerra con l'Eritrea, una guerra che provoca massacri. La Somalia è in mano a movimenti, anche qui jihadisti, e il governo controlla male e poco il territorio. E siamo dunque a tre Afriche, una quarta è il Sudafrica, con la zona circostante che non ha bisogno di essere raccontata, è l'ex patria della discriminazione razziale, poi Mandela ha vinto, diciamo, e però i governi che hanno seguito la fine dell'apartheid si sono dimostrati deludenti e oggi il Sudafrica attraversa una grave crisi non solo economica ma anche dovuta al Covid. E siamo arrivati alla quinta Africa, quella in cui appunto sono stati uccisi i due italiani e il loro autista. L'Africa di mezzo, l'Africa dei paesi centroafricani, il più grande di questi è appunto la Repubblica Democratica del Congo, che ha due caratteristiche. Una che ci interessa appunto direttamente per l'uccisione del nostro ambasciatore è quella di trovarsi in una specie di triangolo della morte, confinante con il Ruanda, con il Burundi e con l'Uganda, che hanno importato nella parte orientale del Congo i seguiti del genocidio che ci fu in Ruanda nel 1994, dove ben 800.000 persone, si calcola, furono massacrate in pochi mesi a colpe di Kalashnikov, ma anche di macete, per una guerra di etnie. Gli Hutu massacrarono i Tutsi e attraverso bande diverse, si calcola che in quella regione ci siano 40 gruppi armati, sono in realtà delle bande, che però stanno da una parte o dall'altra e hanno importato nella Repubblica Democratica del Congo questa guerra che continua tra Tutsi e Hutu, e le forze dell'ONU che sono presenti si rivelano quasi sempre impotenti, perché queste bande usano i rapimenti come metodo di autofinanziamento. E dunque quella zona dove si è purtroppo recato il nostro rappresentante con il carabinieri di scorta è una delle regioni in assoluto più pericolose. Qual è invece la seconda caratteristica della Repubblica Democratica del Congo? Quella di avere un sottosuolo che contiene virtualmente tutto: oro, diamanti, cobalto, petrolio, gas, e poi soprattutto una materia prima che si chiama coltan, che è estremamente rara, e comunque lì ci sono i giacimenti più importanti, ed è la materia prima che serve a fabbricare i nostri smartphone. Dunque si può immaginare quali interessi postcoloniali, se vogliamo, ci siano da parte di tutte le potenze mondiali, e in particolare direi della Cina, che ha una presenza molto molto intensa in Africa, per sfruttare questo sottosuolo e in particolare quella materia prima, il coltan, che altrove non si trova e che è ovviamente molto richiesta. Dunque, oltre alla tensione regionale, diciamo, derivante da quello che abbiamo chiamato il triangolo della morte, c'è in Congo questa ricchezza paradossale, perché le attività minerarie vengono poi svolte da alcune grandi compagnie, anche occidentali, ma soprattutto dalla popolazione, praticamente a mano, in una povertà assoluta, nella speranza di trovare oro, di trovare diamanti, e dunque è la povertà che si sfoga paradossalmente per ottenere
una qualche forma di ricchezza che poi naturalmente, lavorando con le mani e con i badili, non si ottiene quasi mai. Ed è in una situazione come questa che dominano illegalità e violenza. Lo chiedo a Francesco Battistini, che da anni si occupa delle vicende militari e diplomatiche italiane nelle zone più nascoste del mondo. Negli ultimi anni ci sono stati centinaia di sequestri di persona lungo le strade, anche quella dove c'è stato l'agguato all'ambasciatore italiano, ma soprattutto lungo la strada 2 del Parco di Virunga ci sono da sempre delle richieste di riscatto che a volte arrivano anche a $500,000 che le famiglie non possono naturalmente pagare quando si tratta di semplici contadini e che vengono in qualche modo soddisfatte in altro modo o cedendo altri membri della famiglia o in qualche modo indebitandosi per pagare, i villaggi interi si indebitano per pagare questi riscatti. È una regione ad altissima pericolosità. In teoria, lo diceva prima anche Franco Venturini, qui ci sarebbe, e dal 1999, una missione dell'ONU. Si chiama MONUSCO ed è una delle missioni più importanti delle Nazioni Unite. Basti dire che ha un budget di $1 miliardo e 15.000 uomini tra caschi blu e funzionari civili dislocati sul territorio. Ed è totalmente inefficace. A detta di tutte le ONG, di tutti i missionari, tutte le organizzazioni che sono sul territorio, è totalmente inefficace, ha una presenza anche militare di una brigata che di fatto non è mai riuscita a instaurare un vero rapporto di collaborazione con l'esercito congolese, men che meno con i ranger che sono una forma di presenza militare, non sono dei semplici guardaparchi, ma sono una presenza vera di sicurezza e di fatto è inefficace, è presente sul territorio senza avere alcun tipo di autorità. Qual era l'idea originaria di questa missione? L'idea originaria era quella di costruire dei campi profughi, poi questa opzione è stata superata dalla situazione sul terreno e di fatto è una missione di monitoraggio e di peacekeeping dove in realtà di peace, di pace è impossibile parlare e quindi la presenza è anche di supporto alle attività civili, ci sono naturalmente dei programmi legati per esempio al World Food Program che era uno dei programmi a cui si stava dedicando anche l'ambasciatore Attanasio che hanno in qualche modo migliorato naturalmente la situazione, diciamo, logistica, la situazione civile, ci sono state costruite fognature, centrali idroelettriche, lo stesso ambasciatore stava andando a partecipare a un programma alimentare per una scuola in questo villaggio a nord di Goma. È una presenza che rispetto alla spesa che è stata stanziata non ha portato alcun tipo di risultato. E infatti quanto successo all'ambasciatore Attanasio, al carabiniere Iacovacci e al loro autista non è una novità. No, tutt'altro. Molti l'hanno dimenticato, ma nel 1995, nello stesso villaggio Rutshuru, dove si stava recando l'ambasciatore, esattamente lì e con le stesse modalità, un gruppo di volontari di Lecco, della ONG Mondo Giusto, fu assalita mentre stava percorrendo una strada vicino al villaggio. Allo stesso modo fu ucciso l'autista, furono fatti scendere e in quel caso, trattandosi di un tentativo a metà tra il rapimento e la rapina, furono uccisi 6 volontari italiani, c'erano anche 2 bambini. Fu una vicenda che accadde nell'agosto del 95, l'Italia era un po' distratta in quel periodo da altre vicende, quindi fu raccontata naturalmente, ma anche complice il periodo estivo non ebbe forse l'attenzione che meritava. Fu problematico riportare allora le salme di questi italiani a Lecco perché era appena terminata la guerra civile in Ruanda, in quell'area era difficile perfino trovare delle bare di zinco per portare le salve in Italia e ci fu anche una protesta da parte dei volontari dell'ONG che rifiutarono il tricolore al funerale celebrato dal Cardinal Martini. Anche in quell'occasione fu aperta un'inchiesta dalla Procura di Roma, indagarono i ROS, ma non furono mai trovati i responsabili, furono fatti degli arresti di persone che in realtà poi non c'entravano nulla, erano stati arrestati dalla polizia congolese e dopo 25 anni nessuno ha mai dato giustizia, ha mai trovato i responsabili di quel massacro. Da quel 1995 non è cambiato molto.
solo quest'anno a gennaio c'è stata l'uccisione di 6 ranger nell'area di Kabundo, e poi ci sono state nella zona dei Grandi Laghi, ma anche tutta l'area del parco, qualcosa come 200 ranger uccisi negli ultimi anni. La cosa paradossale è che in quella zona c'è anche uno dei più bei parchi naturali del mondo, il Parco Nazionale dei Virunga, in cui si concentra la metà dei gorilla di montagna sopravvissuti in tutta l'Africa. Il parco è una delle meraviglie del Congo e dell'Africa. Fu istituito nel 1925, è diventato patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 79, reso famoso dalla letteratura, dalla cinematografia sui gorilla di montagna, ma anche da un'attenzione che un'area enorme di 7.700 km quadrati ha portato negli anni naturalisti e turisti. Si estende soprattutto sull'area di due grandi vulcani ed è tuttora oggetto di una devastazione delle foreste che producono legna da carbone e che ha un valore che si aggira sui circa 30 milioni di euro all'anno. Non è un valore enorme in assoluto, ma è un grande valore per le popolazioni locali che ovviamente collaborano alla deforestazione. Il parco è quest'area dei famosi gorilla di montagna che dove vivono circa 4 milioni di persone, ma sono 4 milioni di persone terrorizzate, perché l'incursione di queste bande, che è quasi quotidiana, spinge molti ad andarsene. Ci sono eccidi e ammazzamenti regolari in qualunque angolo di questa regione. Diciamo, la catena di produzione del terrore e dell'odio è molto semplice. Questi mercenari sono pagati per terrorizzare contadini e abitanti perché se ne vadano e per lasciare campo libero allo sfruttamento delle risorse minerarie di quella zona. Una situazione in cui le popolazioni locali si dividono tra sottomissione e connivenza. I grandi gruppi armati che operano nel parco, che sono quelli che anche adesso sono sospettati di avere assalito il convoglio dell'ambasciatore, quindi il Fronte Democratico per la Liberazione del Ruanda, cioè sono degli fuoriusciti Hutu che dal Ruanda si trovano nel Congo, il movimento dei Mai Mai, oppure altri movimenti come gli islamisti ugandesi, dei jihadisti vicini all'ISIS, operano nel parco e si autofinanziano proprio con delle tangenti che vengono imposte anche a chi ha delle attività economiche. Per esempio, i pescatori nella zona dei Grandi Laghi sono tenuti a pagare circa ogni settimana qualcosa come 5 euro per poter stare lì e continuare a pescare. Ci sono circa 2.000 piroghe, per esempio, sul lago Edoardo. Questo è un introito costante che finanzia la guerriglia di queste bande che operano come vere e proprie mafie locali. Franco Venturini, dal quadro che ha appena tracciato Francesco Battistini, sembra che la Repubblica Democratica del Congo sia un po' uno specchio di tutte e cinque le Afriche diverse di cui abbiamo parlato. Uno specchio di tutta l'Africa, uno specchio di un continente che viene indicato sistematicamente come il continente del futuro, il continente dove i tassi di crescita saranno più forti dell'Europa e così via, ma che non riesce mai a uscire dai suoi paradossi e dalle sue debolezze. E devo dire, quando c'è l'opportunità di sfruttare alcune sue forme di ricchezza, la Cina è in testa tra gli sfruttatori, ma non è che grandi paesi occidentali si privino di una forma di post-colonialismo. Grazie Franco Venturini e Francesco Battistini. Noi andiamo avanti con Roberto Saviano per parlare del Chapo e di sua moglie Emma. Emma Coronel Aispuro, la moglie del Chapo Guzman, è stata arrestata negli Stati Uniti. Emma ha il doppio passaporto, il passaporto messicano e il passaporto americano, motivo per cui era riuscita a far nascere le gemelle figlie sue e del Chapo, proprio negli Stati Uniti. Emma conobbe il Chapo 18enne, il Chapo aveva 50 anni, 2007. È stata la sua quarta moglie. Chapo, boss, da sempre considerato Don Giovanni, decine di figli, una quantità inconteggiabile di amanti. Emma però ha sempre mostrato
il volto di una first lady. Per esempio, ricordo durante il processo del Chapo a New York, ci furono due episodi che mi colpirono moltissimo. Il primo, la corte manda in aula una intercettazione telefonica dove El Chapo promette a una sua amante di regalarle una clinica dove fare operazioni di chirurgia plastica, fondamentale per il narcotraffico, perché più persone possono accedere a chirurgia plastica a basso costo e più consenso hai. Permette alle persone di diventare belle anche se non sono ricche, o di trasformarsi anche se non sono ricche, e questo crea un enorme consenso, ma è un'altra storia. Durante questo processo era presente la moglie, che ascolta la telefonata tra El Chapo e la sua amante. Ebbene, l'udienza successiva, entrambi si presentano in aula, la moglie tra gli spettatori, nella sezione dei giornalisti dove eravamo tutti, Chapo come imputato, si presentano vestiti di rosso, colore dell'amore. Non ci avete separato, non ci separerete mettendoci contro. Non solo, l'altra scena che mi ha molto colpito è quando viene portato un carrello pieno d'armi, sempre durante il processo al Chapo, ad armi sequestrate, tra l'altro fine anni 90, Kalashnikov, RPG. La moglie del Chapo mette le mani sugli occhi delle figlie. Scena mirabile, simbolica, cioè le mie bambine non hanno mai visto armi. Non voglio scandalizzarle mostrandole questo carrello pieno di oggetti violenti. Ecco, Emma è sempre riuscita a teatralizzare il suo ruolo di donna del boss. Divenne reginetta di bellezza nel suo paese sulle colline di Durango per suo merito. Tutti hanno sempre detto che era stato El Chapo a corrompere, ma invece no, ancora non c'era questo legame forte. E sembra davvero che lei verso quest'uomo nutra una grande passione e grande stima. Dice per esempio di non averlo mai visto fare cose violente, aver sempre avuto a che fare con un uomo gentile, accogliente, non violento, non autoritario. Nell'immagine della moglie El Chapo è così. Voglio aggiungere un'ultima cosa. C'è una possibilità che questo arresto ci dica in filigrana qualcos'altro. Raramente si arrestano le mogli dei capi, sia perché i capi del narcotraffico tendono, anche con consigli legali, a isolare le responsabilità delle mogli, quindi a essere molto prudenti nel coinvolgerle. Qui il segnale sta dicendo che la stanno mettendo sotto sicurezza. Personalmente, il Chapo sta iniziando un percorso di collaborazione. Il Chapo si sta pentendo e probabilmente questo arresto è una finta, un modo per metterla al sicuro. Ma questa è solo la mia lettura. Vediamo cosa succederà nei prossimi mesi. Grazie Roberto Saviano. Oggi finiamo qui. Per altri approfondimenti, nel sommario di questo episodio potete trovare i link agli articoli di Corriere.it. Se volete scriverci, mandate una mail a corrieredaily@rcs.it. Corriere Daily torna domani. Corriere Daily è il podcast quotidiano del Corriere della Sera, a cura di Tommaso Pellizzari. Produzione di Carlo Annese. Montaggio di Federico Caruso e Giacomo Vaghi. Iscriviti alla serie nella tua app preferita. Riceverai ogni mattina, dal lunedì al sabato, la notifica dell'uscita di un nuovo episodio e potrai anche impostare il download automatico.